Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il canale YouTube Le Ali del Bruco. Stiamo letteralmente selfando i fusi orari, insomma siamo passati dal nostro ultimo appuntamento con le testimonianze oltre confine dal Giappone, siamo finiti in Messico. La persona con cui ho avuto il piacere di insomma chiacchierare in questi giorni, concordare quelli che potevano essere i temi salienti per questa live, possiamo davvero dire che è una persona figlia del mondo, non c'ha una vera e propria patria, perché lui ha girato dappertutto, è naturalmente un italiano, ma che ha vissuto in diverse località del pianeta, e ci facciamo raccontare direttamente dalle sue parole qual è stato il suo percorso e come è finito in Messico. Vi presento Luca Vasori. Luca, ciao, buonasera. Buongiorno, ciao, anzi, da te buongiorno, buongiorno. È mattina da te, sono le 10, no? Sono le 10 di mattina. Sì. Sono le 10. Buongiorno e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a te, Francesco. E grazie per l'opportunità, insomma, di essere partecipe della vostra diretta. Nonostante, come sai, io sono un fedele seguace delle Ali del Bruco. Allora, intanto la curiosità, com'è che sei finito sul canale? Perché vabbè, magari in Italia, allora, sì, ma Devo ringraziare la mia amica Nana di Roma, che mi ha aperto la mente verso il tuo canale. Insomma, io già comunque ho ricercato, sono tanti anni che mi informo a livello alternativo, diciamo, e da 20 anni. Insomma, nel 2000 io sono diventato ufficialmente complottista, cospiratore, tutte queste cose qua. Come voi. E poi lei l'anno scorso mi ha detto: guarda, secondo me è meglio che ti connetti su questo canale, perché parlano persone molto interessanti e si spiegano argomenti non proprio mainstream, diciamo. E allora okay, Sono approdato anch'io sulle ali del Bruco. Benissimo, tra l'altro sai meglio di me che il Bruco, se per una volta ogni tanto lo pronunciamo nella maniera corretta, anche se noi ci è piaciuto giocare con questa assonanza del nome col Bruco, che insomma è lo stadio precedente quello della farfalla, è un termine tipicamente messicano, quindi il Bruco come uomo di conoscenza in qualche maniera. Poi da noi, quando sono arrivati i conquistatori, se l'hanno tradotto come stregone, ma in realtà vuol dire proprio uomo di conoscenza. Sì, però diciamo i primi conquistadores che avevano quella formazione cattolica vedevano questi fare cose strane, non sapevano che termine affibbiare, gli hanno chiamato stregone, ma non era così. Bene, va bene. Detto questo, prima, veramente noi siamo di fronte ad una persona che ha vissuto in diverse realtà del pianeta, quindi tu sei stato, io so, insomma, in Inghilterra, poi hai vissuto molti anni in Nuova Zelanda, quindi approfittiamo di questo tuo, diciamo, vagabondare, itinerare, per oggi fare qualcosa di molto particolare, cioè avere informazioni su più realtà. Intanto raccontaci, prima di essere arrivato in Messico, tu hai vissuto 20 anni in Nuova Zelanda e poi da là, diciamo, te ne sei partito, scappato, diciamo. Però prima raccontaci come sei finito in Nuova Zelanda, perché non è che uno si sveglia la mattina e dice vabbè, vado e mi trasferisco in Nuova Zelanda. Come sono finito? Io più di 20 anni fa sono... avevo un ristorante in Italia, nonostante non era la mia professione, perché io sono di mestiere, dicevo, il disegnatore orafo, però mi piaceva tantissimo la ristorazione, eccetera, ho imparato anche quello, mi sono finito un percorso un po' strano, che vabbè, poi ne parleremo magari un'altra volta. Comunque da lì già avevo capito che l'Italia mi stava stretta, perché le ingiustizie erano all'ordine del giorno e sono le cose che mi hanno spinto ad emigrare in Inghilterra. E niente, sono andato in Inghilterra, dove sono stato 3 anni. Sono andato su in Inghilterra senza sapere una parola d'inglese, zero. Avevo 1000 sterline, che è l'equivalente, mi sembra, circa 3 milioni delle vecchie lire in tasca. E niente, da lì avevo un ottimo amico mio, Ivano, che saluto, che
vieni qua nel giro di una settimana, mi ha trovato dove dormire, dove stare, mi ha aiutato a trovare lavoro, eccetera. E dopo è stato un percorso in cui ho conosciuto una ragazza kiwi. Kiwi vuol dire neozelandese perché è il nickname che hanno le persone che vengono dalla Nuova Zelanda. Sì, certo. No, Fa così riferimento per dire. all'animale simbolo, tra l'altro, della Nuova Esatto, Zelanda. esatto, Questo esatto. uccello bellissimo. Sì, interessante comunque, diverso dal solito, insomma. E per me, che sono un ornitologo, è bellissimo. E niente, poi da lì dopo un anno e rotti che ci frequentavamo in Inghilterra, comunque sbattimento perché lei stava a Birmingham, io stavo a Londra, quindi mi facevo questi viaggi back and forth ogni 2 settimane. E abbiamo detto, boh, basta fare sta vita qua, lei voleva tornare in Nuova Zelanda e così siamo partiti, siamo tornati, siamo andati, io sono andato per la prima volta in Nuova Zelanda, passando via, abbiamo girato un po' in Asia e poi siamo scesi, ups, mi sono sradicato la cuffietta No, dall'orecchio, niente, e nessun problema. siamo scesi in New Zealand, ad Auckland. E da lì, poi vabbè, i primi 6 mesi sono stati traumatici per me perché adesso faccio fatica a parlare in italiano, ho parlato inglese per troppi anni e purtroppo è più fluente il mio inglese del mio italiano. Comunque, ho deciso di rimanere lì, nonostante i primi 6 mesi fossero duri, perché la Nuova Zelanda 20 anni fa era un paese in via di sviluppo. Quindi immagina di arrivando da Londra, dove tutto funziona 24 ore al giorno, cioè tu se vuoi andare a tagliarti i capelli a mezzanotte a Londra c'è un barbiere aperto, capisci? E quindi fai una vita così più veloce, dove c'è tutto, il perfetto capitalismo, no? E la Sì. corsa, insomma, questa vita qua. Però quando sei giovane dici che bello, no? Rispetto all'Italia già era un passo avanti. Poi arrivi in Nuova Zelanda che è tutto più slow e più lento ancora che in Italia, cioè tipo ristoranti chiudono le cucine alle 8 di sera, cose del genere. E ci ho messo 6 mesi ad abituarmi e ero frustrato perché, chiaro, era come, non so, essere in uno stato super elevato e di colpo fermarsi. Ho utilizzato l'espressione, guarda, con la mia ex ragazza Caitlin, gli ho detto, è un po' come guidare una Ferrari a 300 all'ora e poi tirare il freno a mano. Essere qua in Nuova Zelanda. E io sto ancora sgommando, non mi sto ancora fermando, per cui dopo volevo andare via. Poi qualcosa è successo e mi sono adattato alla vita poco alla volta, no? Ho cominciato a capire che ero lì per una motivazione diversa dalla motivazione che mi ha spinto ad andare in Inghilterra. E così abbiamo cominciato questa avventura poco alla volta, seguendo tutti gli step necessari. Niente, abbiamo cominciato a migliorarci con l'inglese perché è chiaro che quando vai lì Eh certo, lo parlano, prendi ma poi è 24 ore. diverso. Sì. È un inglese che nemmeno gli inglesi si capiscono per bene perché l'accento neozelandese è molto chiuso, ha un sacco di termini che non si usano nel British e poi tagliano tutte le parole alla fine, no? Per cui immaginati. Io che sono nato in Inghilterra senza sapere l'inglese, imparo il British, arrivo in Nuova Zelanda e non capivo nulla, zero. Un'altra lingua. Beh, Un'altra lingua, era sanscrito per me, cioè. senti, ma l'impatto iniziale con la Nuova Zelanda lascia veramente questo segno per quello che riguarda, almeno la Nuova Zelanda di 20 anni fa, poi non lo so adesso, i paesaggi, la natura, i territori incontaminati, insomma, è veramente il paradiso terrestre sulla Terra, la Nuova Zelanda. Diciamo che le cose sono cambiate parecchio dal 2000, e quando sono andato là, 2002, 2003, sono cambiate tantissimo. C'è stata una data in particolare che ha fatto cambiare radicalmente il sistema Nuova Zelanda. Quando sono arrivato là io, comunque, no, l'economia neozelandese, scusami, si basava fondamentalmente
sul dairy, che è il dairy, produzione di latticini, produzione di latte, prodotti casi, non caseari, tanto la produzione del latte e tutti i suoi derivati, quindi dalle proteine, latte in polvere, queste cose qua. E era l'industria principale, assieme a quella dell'allevamento di pecore, agnelli quindi, ma ce n'erano, quando sono arrivato io c'erano 70 milioni di capi di pecore in giro, liberi, perché c'è un sacco di terra che è verde e inabitata, no? E poi c'erano tante mucche, si parla di 40 e rotti milioni di capi di mucche, tutti liberi. L'allevamento era sì intensivo, però non era Nelle stalle, all'aria rinchiuso, aperta. sempre all'aperto. E poi vabbè c'era l'industria della fisheries, come si dice, pesce, la Sì, pesca, d'altura. sì, anche, no, pesca proprio anche con il pescherecci, come si faceva una Pescherecci, la volta pesca d'altura, sì. in Italia, insomma. E poi, vabbè, c'erano attività normali, però, sai, il costo della vita era basso. Io mi ricorderò sempre la prima volta che sono andato al mercato del pesce, per farti un esempio stupido. E ho visto la coda di rospo a 5,50 dollari al chilo. Allora voleva dire, in termini di Sì. Sì. euro, 2,50 euro al chilo. Fresco. E io ho fatto, cioè, queste cose, ero come un bambino che guardava, vedeva queste cose così. Poi sono andato Qua andava generalmente. almeno a 45 € al chilo. Sì. Certo. Esatto, tutte queste cose Sì. qua. E niente, si viveva bene. Poi una cosa che per un italiano è difficile accettare è il fatto che lì al tempo erano tutti molto rilassati, eh? Cioè, nel senso, se tu pensi che qua in Messico la gente se la prende con calma, in Nuova Zelanda era il doppio, là lo chiamavano Island Time. Vuol dire l'orario Tempo. delle isole, perché c'è una comunità delle isole del Pacifico, quindi Samoa, Tonga, Cook Islands, che è molto grande in Nuova Zelanda. Poi ci sono i locali, che sono i Maori, che se la sono sempre presa con calma. E all'inizio era difficile abituarsi a queste cose, sai, arrivi sempre da mondi occidentalizzati, dove si corre, si fa tutto, si deve per forza competere per Sì. essere sempre migliore. Invece lì era più rilassato. Il loro grido di battaglia, da sempre lo è ancora adesso, te lo dico in inglese, è no worries, mate. Vuol dire non c'è problema, amico, stai Sì, tranquillo. sì, E sì. Sì, questo ce l'hanno ancora adesso. Però le cose sono cambiate radicalmente nel 2009. E comunque sì, la paesaggistica incredibile, spiagge, mare cristallino, cioè, la natura comunque è bellissimo. la parte dominante, sicuramente. Era. Era. Perché poi, col passare del tempo, vabbè, una cosa importante prima che vado avanti con il racconto dei cambiamenti, la Nuova Zelanda ha sempre dato a tutti l'opportunità di trasformare le proprie passioni in professione. Sì. Sì. E per chi voleva lavorare. E io ho fatto tante cose in Nuova Zelanda, ho avuto diverse attività in proprio per seguire le mie passioni. Tutte cose un po' diverse da loro. Bene. E niente, tornando ai cambiamenti, diciamo, legati alla maniera di gestire il patrimonio faunistico e Naturalistico. anche naturalistico in generale. Il cambiamento si è visto proprio nel 2009, mi pare, quando c'erano le elezioni, e allora c'era la Ellen Clark, che adesso è seduta lì a Davos con il resto della truppa, che dice che appunto dobbiamo seguire questo mondo qua, no? Vabbè, c'era lei primo ministro, però aveva fatto cose, praticamente aveva già cominciato a dar via soldi, sussidi a manetta a tutti, perché fondamentalmente c'era lavoro per tutti, però c'era un sacco di gente che prendeva sussidi, no? Sì.
Allora sono andati su i Nationals. I Nationals sono andati su con quello che poi è diventato Sir John Key, che lui, uomo Goldman Sachs, uomo IMF, messo un banchiere in poche parole, che dall'oggi al domani ha cambiato le regole. Dall'oggi al domani hanno fatto un free trade agreement con la Cina, quindi voleva dire. Non si pagano più tasse di importazione e di esportazione, che tu puoi immaginare per un paese piccolo come Nuova Zelanda, stiamo parlando di un paese che aveva 5 milioni di abitanti, anzi allora ne aveva meno di 5 milioni, però aveva una grossa produzione di carne, pesce, latticini, verdura, frutta. E quando apri un canale preferenziale con un posto come la Cina, dove Sì, non assorbe tutto. assorbe tutto. Assorbe Certo. tutto, però hanno fatto un po' la pubblicità a questo evento come l'aveva fatta il nostro Mortadellone prima dell'entrata dell'euro, no? Sì. Saremo tutti bene, staremo di qui, staremo di là, però non hanno detto che dal giorno dopo gli investitori stranieri potevano comprare terreni in Nuova Zelanda senza neanche abitare in Nuova Zelanda, essere residenti, essere lì, no? E potevano fare, basta che avevano il grano da investire, Sì. Sì. potevano fare quello che volevano. Quindi tu hai visto un incremento del mercato immobiliare, ma proprio così overnight, in 24 ore, che non si è più fermato. Si sono comprati la Nuova Zelanda pezzo dopo pezzo, è questo che ci stai dicendo. Esattamente, esattamente. Soprattutto le costruzioni, basta andare a vedere. Quando sono arrivato là io, una casa, un appartamento, due stanze, ti faccio due stanze da letto, una cucina, un bagno e un giardinetto, diciamo 60 metri quadri, ti costava 180 mila dollari. Ok? Sì. Adesso lo stesso appartamento, oggi nel 2022, ti costa 1 milione di dollari. Cioè, è decuplicato il costo. Esatto, è decuplicato. E Incredibile. perché? Perché sono arrivati tanti poi dall'estero, Che dalla avevano il Cina, dall'Europa. grano, hanno comprato a più non posso e Sì, quindi hanno tutti comprato cose. fino a un posto. Esatto. Quindi è cambiato tutto. Poi sono cambiate anche le leggi, anche per le costruzioni, la quantità di acqua di scarico, non tanto di scarico, però da costruzione, che piove tanto in Nuova Zelanda. Quindi tu pensa che hanno cominciato ad aprire riserve dove prima erano parchi e costruirci sopra case. Quindi tutto il flash off, praticamente quando piove tutta la Sì. melma va giù. E quindi siamo trovati degli stream, c'era un fiume, un torrente bellissimo di fianco, vicino dove abitavamo noi, c'era l'acqua che era come cristallo, francese. Ci Sì. vedevi arrivare alla mattina, andavi in spiaggia perché entrava nel mare e c'erano i delfini che venivano lì davanti a mangiare alla foce. Ecco, quel torrente lì, dall'acqua color cristallo, è diventato color melma, cioè ci sono i depositi. E la gente si è battuta, la gente locale, per fermare le costruzioni e tutto questo. Però il dio denaro ha prevalso. Quindi tanti di questi posti si sono un Devastati. po' estinti. Devastati proprio a livello di flora, di fauna, a livello environmental, no? E stessa cosa è successa nell'isola del Sud con gli allevamenti intensivi, perché è chiaro che adesso hai accesso a un mercato di 1,5 miliardi di persone, cioè va bene che c'è spazio e tutto, però hanno cominciato a mettere più mucche, più pecore ovunque, e chiaramente quando piove, Per cioè le mucche sostenere i mangiano. consumi, i bisogni alimentari di 1,5 miliardi di persone. Insomma, hanno trasformato la Nuova Zelanda nella loro fattoria. Praticamente, praticamente. Per cui mi dispiace perché in Nuova Zelanda c'è tanta brava gente. A me, io ho il paese nel cuore e la gente nel cuore perché c'è tantissima brava gente che si è sempre fidata del governo, però purtroppo non si sono accorti per tempo di Allora, quelle aspetta, problematiche. aspetta, 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 Luca, aspetta, aspetta. Allora, abbiamo fatto insomma un rapido excursus di quello che è stato il tuo percorso per arrivare in Nuova Zelanda. Abbiamo capito
che avevi trovato un posto incantevole, incontaminato e che nel corso del tempo in qualche maniera ha subito delle radicali trasformazioni. Detto questo, hai lasciato la Nuova Zelanda per problematiche ambientali o per il costo della vita o ci sono state, hai deciso di lasciare la Nuova Zelanda per altre motivazioni? E se sì, quali? Allora, un po' per tutto, un po' perché appunto questa distruzione sistematica proprio ha minato un po' le ragioni per cui ero andato a vivere là, sicuramente. Poi perché ci sono stati cambiamenti radicali dati da questa pandemia, o pandemic, come dicono gli inglesi, che praticamente, come tu sai, e la maggior parte delle persone sul canale sanno benissimo, ha portato a sconvolgimenti sociali di spessore incredibile. Insomma, quando hanno cominciato a mettere il lockdown, la Nuova Zelanda è stato il primo paese a implementare questo no COVID regime. Noi siamo stati rinchiusi in New Zealand per 2 anni senza la possibilità di uscire o la gente di entrare. Cioè, la gente, i neozelandesi all'inizio della pandemia, di questa pandemia, potevano rientrare a casa perché il governo ha detto: rientrate tutti, non c'è problema, vi aiutiamo noi. Hanno organizzato anche dei voli dall'estero perché all'inizio, sai, bisognava far vedere tutto questo attaccamento alla gente, no? Fargli vedere che il governo ci teneva. In realtà c'erano altri piani un po' più in là che sarebbero stati fatti vedere. All'inizio hanno creato queste MIQ, si chiamano, che sono praticamente dei posti dove tu, quando arrivavi dall'estero, venivi messo in isolamento per 2 settimane e hanno utilizzato diversi hotel in città, vicino all'aeroporto, eccetera, dove tu arrivavi, ti mettevano dentro, ti facevano questo PCR test, strava nel naso, e balle qua. E per il primo, adesso non mi ricordo esattamente quanti mesi, però mi sembra che per i primi 6, 8 mesi non dovevi pagare nulla. Cioè, tu arrivavi, ti facevano tutti questi test qua, te lo facevano il primo. Quando arrivavi, dopo il terzo giorno, dopo il settimo giorno, dopo il dodicesimo giorno, continuavano a spararti queste robe nel naso per vedere se eri positivo, negativo, eccetera. E se risultavi positivo, allora lì si estendeva il periodo. Chiaramente ti davano vitto e alloggio, però tu immagina una stanza grande come quella dove sono adesso io, quindi saranno, che ne so, 12 metri quadri, e se chiuso lì le finestre si aprono solo di 10 centimetri, perché non sono quelle in Italia che le puoi aprire tutte, e poi c'hai l'ora d'aria, o le 2 ore d'aria, no? Durante la giornata, che vai fuori in cortile mascherato e ti fa la tua passeggiata, eccetera. Bene, ha cominciato con questo e tanta gente è ritornata, perché chiaramente i mass media facevano vedere tutto il contrario di tutto, no? Ovunque nel mondo. La gente si è spaventata, si è impaurita, non ha avuto tempo di pensare. Vabbè, morale della favola, hanno fatto questo rientro, 30.000 neozelandesi sono ritornati in Nuova Zelanda. E poi hanno cominciato tutti questi lockdown sulle due isole, no? Che non si poteva, potevi andare da nord a sud, quindi Auckland International Airport, arrivavi lì, se poi abitavi, che ne so, a Christchurch piuttosto che a Queenstown, a Nelson, dove potevi andare giù però senza fermarti. Cioè, co cose assurde. Vabbè, comunque sia. Dopo un po' hanno 2000 cambiato. chilometri tutto in una tirata, praticamente. Esatto, e c'è anche il traghetto da prendere in mezzo. Sì. E poi hanno cambiato registro, hanno cominciato dopo un anno e rotti, perché comunque il governo ha pagato milioni e milioni di dollari questo servizio qua, perché era basato sui privati, no?
gli Sì. hotel erano tutti privati. Sì. E chiaramente dicevano, eh no, dobbiamo aiutarli perché devono tenere anche in vita la struttura turistica. La struttura turistica l'hanno disintegrata completamente il giorno che hanno deciso di mettere giù il lockdown, perché soprattutto nell'isola del sud, che viveva tantissimo sul turismo, è stata distrutta, ma Sì. distrutta proprio, perché per 2 anni non hanno visto nessuno, e lì arrivava giù gente da tutto il mondo. Cioè, le ultime statistiche dicevano circa 10 milioni di visitatori all'anno, sono tanti in un paese piccolo, con poca gente Certo, così. è il doppio della popolazione residente, scusa, se c'erano 5 milioni, 10 milioni di turisti. Esatto. E comunque niente, hanno cominciato a far pagare l'MIQ, quindi se hai perso il treno degli 8 mesi l'anno prima e volevi ritornare a Nuova Zelanda, devi pagare. E per ritornare nella stessa stanza di 10 metri quadri costava 3.000 dollari per la prima persona del nucleo familiare e poi 900 dollari per ogni persona successiva dello stesso nucleo familiare. Perché hanno detto, non abbiamo più soldi, dobbiamo recuperare dei soldi. No? Nel frattempo si erano fatti prestare ancora soldi dall'International Monetary Fund. Sì. E insomma è diventato questo circolo vizioso. Vabbè, non contenti con questo, poi hanno implementato un sacco di leggi che, se vuoi, magari la prossima volta le possiamo andare a vedere nel dettaglio, che per limitare proprio la libertà della gente. Però la cosa che è stata più, secondo me, difficile da gestire per i cittadini di Auckland sono stati proprio i lockdown su Auckland proprio. Cioè, Auckland è stata in lockdown per mesi. Ma io ti sto dicendo, lockdown vuol dire che c'erano tutte le strade che portavano nel Northland, che è la regione su a nord, e tutte le strade che portavano poi nel resto del paese, bloccate dalla polizia con la gabbia in mezzo alla Sì, strada con le sì, sbarre, sì. e tu potevi attraversare questi corridoi, che sono Beh, le statali, le autostrade, le hai tutte. vissute personalmente queste situazioni? Eh sì, l'ho vissuto sì, perché la mia compagna doveva fare una visita specifica, una termografia, che fanno tutte le donne, fanno la termografia o la mammografia, queste cose qua, no? Sì. Però ad Auckland, siccome c'era il lockdown tipo coprifuoco, le strutture Sì. mediche erano chiuse, salvo gli ospedali, allora siamo dovuti andare in un'altra città a Sì. fare questa visita. E allora abbiamo dovuto fare tutto l'itinerario, perché se per ragioni mediche, allora c'era da fare un po' un iter burocratico per accedere alle documentazioni necessarie che ti potevano consentire di appunto attraversare i posti di blocco. Abbiamo fatto tutta questa trafila qua, fatto i test, pagato, perché i test anche lì, il PCR test nel naso era gratis ed è ancora gratis in tutto il paese. Noi ci siamo sempre rifiutati di farli, queste cose qua. E abbiamo fatto forse volta e poi abbiamo capito subito che c'era qualcosa che non andava, perché non siamo stati molto bene subito dopo. Allora c'era il PCR test fatto con la saliva. PCR Sì. test fatto con la saliva costa 250 dollari a testa, capisci? Sì. Sì. Meno male che avevamo 4 soldi da parte, abbiamo sempre detto che se dobbiamo investire dei soldi, è meglio investire sulla salute. E allora abbiamo fatto questa cosa qua e niente, poi siamo andati a fare questa visita, meno male che siamo andati a farla, tutto a posto, però è stato il sentirsi quasi in un regime d'altri tempi, no? Dover far vedere i documenti, le carte a un poliziotto che alla fine non gli interessava neanche vederle. Mi ha solo chiesto dove state andando, perché state andando, gli ho detto andiamo per questo e quell'altro, messo dentro la testa, gli ho fatto vedere i fogli, non li ha neanche guardati, mi fa ok, va bene, è buono, ma ci ha fatto passare. Però per dirti, anche gente per lavoro non poteva spostarsi, non poteva, cioè rappresentanti, venditori, eccetera, solo gli autotrasporti a lunga percorrenza potevano passare. Anche loro però
dovevano dimostrare che facevano il test e l'avevano negativo, cioè un sacco di cose sul nulla, perché poi cioè, non c'erano casi, non c'erano casi. Senti, insomma, da quello che ci stai raccontando mi pare di intuire che questa sia stata una concausa all'aver preso la decisione di andare via. Ah, certo, sicuramente. Cioè, io ho visto tutto svolgersi con una cinicità, perché sono stati proprio cinici al 100%, che non avevo mai visto prima, però col sorriso sul labbro, perché la signora che ha in carico il paese ha sempre fatto, messo il suo bel faccione davanti, sorridente, eccetera, però dicendo anche le peggior cose. E abbiamo deciso, c'è stato proprio un passaggio che mi sono dimenticato di mandarti il video di un'intervista che fa mainstream, perché un giornalista, uno dei pochi che poi non si sa neanche più che fine abbia fatto, si è La permesso signora ti di riferisce a questa? Col dire esattamente a quella signora lì. sorriso sulle labbra, che Sì, non l'hai ti è tanto esattamente. simpatica. È tanto simpatica come Justin Trudeau e tutto il resto del WEF, perché anche questa, ricordiamo che anche questa signora qua è una Youth Global Leader. Nel 2017 si è diplomata all'Accademia del signore Lisby, Klaus, come si chiama. Va bene, never mind. Insomma, la goccia che ha fatto traboccare il vaso per me è stata quando lei si presenta in televisione, le fanno questa domanda: ma qua ci sono anche delle informazioni che sembrano arrivare da una stampa alternativa che sta confondendo la popolazione. E lei dice: io voglio essere chiara con tutti, l'unica verità che dovete ascoltare e credere è la verità che vi diciamo noi, la verità che esce dal Ministero della Salute, la verità che sentirete dal governo. E io sono rimasto un po' a bocca aperta, ho sentito questa cosa. E cioè, mi sono girato verso Sonia, verso la mia compagna, e gli ho detto: ma hai sentito cosa ha detto questa qui? Cioè, siamo arrivati a 1984 in vivo, in live. Ho detto: qua dobbiamo prendere delle decisioni che magari ai più saranno decisioni da pazzo, perché per questo ti affibbiate queste cose qua. Ma dove vai? Ma tu non sei a posto? Vai, rinunci a tutto? E di qua e di là. Noi ci siamo detti: se questa è arrivata a dire una cosa del genere pubblicamente, chissà quante altre cose può fare anche sulla gente. E poi sono arrivate le vaccinazioni obbligatorie, sono arrivate le multe per chi non seguiva tutte le varie regole, ma ce n'è una miriade di Ma cose. senti, ma i neozelandesi, insomma, non hanno accennato a forme di resistenza, di protesta, di, insomma, di... o hanno, come si dice, vissuto di buon grado, colto di buon grado tutte le imposizioni che il governo, tra l'altro, insomma, vediamo qua che la Premier, nonostante, parentesi, non lo sappiamo, diciamo, nonostante si sia vaccinata, comunque si è beccata lo stesso il virus, no? Approva che questi vaccini non servono un tubo, perché li hanno. Vabbè, poi si può aprire un vaso di Sì, Pandoro su queste cose infatti. qua, comunque sia. Poi io non sono, sai, uno di quelli che può permettersi di parlare, perché non sono virologo, Sì. non sono tuttologo come Sì. quelli che vediamo in televisione. Comunque sia, sì, questo è il risultato di questa politica globale. I neozelandesi alla fine hanno una parte, secondo me, la parte genuina, la parte onesta, ha accettato questa storia perché non si aspettavano di essere pugnalati alla schiena in questa maniera qua. Perché, ripeto, i neozelandesi sono proprio brava gente, sono gente onesta, sono gente che veramente tu gli puoi dare le chiavi di casa e le chiavi della macchina, ma a parte queste stupidaggini qua, magari non sono molto espansivi a livello di persona,
però sono onesti e quando se hai bisogno loro ti aiutano senza chiedere niente in cambio. Questo è purtroppo questa gente qua è quella che è della maggior parte che è stata devastata. Poi chiaramente hanno messo gli obblighi nella scuola, hanno messo gli obblighi nella sanità, hanno messo gli obblighi nelle forze armate, hanno messo gli obblighi nella polizia. E quando poi sono cominciati questi effetti avversi, perché comunque c'è tanti medici, cioè si parla in un paese come Nuova Zelanda, 1500 fra dottori e infermieri che dicono no, non ci sto e escono dagli ospedali, escono dalle cliniche. Tu puoi immaginare il caos che ha creato a livello di infrastruttura ospedaliera, perché la gente che stava male c'era sempre, però non Sì. c'era più chi doveva aiutarli. I medici, i dottori, quelli che hanno sentito un po' d'odore di bruciato, hanno detto: no, io questa cosa non la faccio. E stessa cosa è successa nelle scuole, capisci? È successo nelle scuole, poi è cominciato a succedere nella polizia e nell'esercito. E si sono poi cominciate a rivoltare anche le persone, perché Sì. 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 sono stati diversi avvocati che hanno cominciato a schierarsi dalla parte delle persone, soprattutto Sì. dei maestri, dei professori, dei dipendenti ospedalieri, perché anche in ospedale è chiaro, tutto il personale, anche d'amministrazione, che magari non ha neanche contatti con la gente, eccetera, aveva l'obbligo, altrimenti perdevano il Sì, lavoro. anche C'è stato detto. l'amministrativo, diciamo, certo. Sì, assolutamente. Allora, diciamo, tutta questa situazione naturalmente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopodiché hai deciso, non è più, insomma, congeniale al mio sentire, e valuto di recarmi da qualche altra parte. E sei finito in Messico. Avevi già, insomma, individuato questa realtà come qualcosa che, oppure è stata una decisione così improvvisa, suggerita al momento, ma ti è capitato una brochure, un dépliant sotto mano, e ho detto, vabbè, uno vale No, l'altro, vado in Messico, no? no, non è stata una decisione presa così al volo, perché io ho un'ottima amica mia che lei si è trasferita in Messico dalla Nuova Zelanda, lei è italiana, da 8-9 anni, e lei si era un po' stufata del sistema lì in Nuova Zelanda, eccetera, quindi si è trasferita in Messico 8 anni fa e poi niente, ha cominciato la sua vita qua, no? E quando questa pandemic è cominciata, abbiamo cominciato a fare chiacchiere, dire ma com'è lì, come non è, perché io non ero ancora stato qua dove siamo, qua a Sì. nord, sulla costa del Pacifico. Sì. E grazie a lei, chiaramente ci siamo fatti un'idea che poteva essere un posto da provare. Sì. E allora, niente, dopo che è arrivato questo peso, proprio, sai cosa, Francesco? Quando Sì. gli ultimi 2 mesi in Nuova Zelanda, io li ho Sì. vissuti con un peso qua Sì. sul cuore, che sia io che la mia compagna, che praticamente non ce la sentivamo più. Abbiamo detto: guarda, andiamo a provare un'altra esperienza. Tanto la va o la spacca. Alla fine non Sì. abbiamo bisogno di avere 2 macchine, la casa e avere l'attività e tutte queste balle qua. Perché alla fine quello che conta è essere felici nella vita, no? Sì. E per essere felici non servono le cose materiali, serve la Sì. salute e servono persone che ti possono dare qualcosa a livello umano. E Assolutamente. qui, se poi siamo approdati qua, tuttora non abbiamo la macchina, da febbraio che stiamo qua, andiamo in giro a piedi o in bicicletta o con i mezzi pubblici. Ci stiamo adattando poco alla volta. È chiaro che non è per tutti, perché cioè, il Messico non è come vivere a Londra, capisci? Qua sono le strade, metà asfaltate, metà no. Sì. Sì. Scusa un secondo. Chiaramente è difficile perché
Non è per tutti. Sì. Cioè, io arrivo da un paese verde con tutto in ordine, strade perfette, tutto funziona, tutto era proprio funzionante. Arrivi qua, che tu ci sei stato in Messico, giusto? No, ma ci devo Non ci sei andare. stato. No, Ma prima o vieni, poi sì. ci... È 70, un po' come era l'Italia negli anni 70, 60, sì, ecco, '60. così. Però guarda, ti dico una cosa. Cioè, qua soprattutto Vallarta c'è, come dicono i messicani, una vibra incredibile. Sì. E poi, lo Senti, puoi dimmi una sapere. cosa, ne avevamo, insomma, la nostra prima chiacchierata mi avevi detto che dove vivi tu si sta formando una comunità di persone che proveniente un po' da tutto il resto del mondo, cioè mi hai detto che ci sono canadesi, belgi, statunitensi, insomma, francesi, gente un po' che ha per qualche motivo individuato quel posto come il posto dove vivere. E nel confronto con queste persone, immagino, per esempio, dei canadesi, anche lì, insomma, come dire, il governo ha picchiato e picchiato duro. I resoconti di queste persone quali sono? Cioè, che ti raccontano? Che esperienze hanno vissuto? Insomma, ci hai raccontato la tua esperienza della Nuova Zelanda, abbiamo capito che là il regime, peraltro, diciamo, tu hai mantenuto strettissimi contatti con l'Italia, quindi hai chiaro quello che è successo in Italia in questi 2 anni e mezzo, quello che il governo ha fatto, tutte le insensatezze. E hai anche un ottimo metro di misura perché la Nuova Zelanda, diciamo, forse è stato ancora più intransigente dal punto di vista delle costrizioni di quanto è successo in Italia. Non lo so, comunque ce la battiamo, diciamo. Ma nelle altre realtà, tipo i canadesi, i belgi, che cosa ti raccontano di quello che è successo nelle loro nazioni? In attesa che qualcuno di voi, insomma, ci contatti da questi luoghi e ce lo racconti in viva voce. Guarda, la mia esperienza qua è soprattutto con canadesi, americani, poi c'è qualche europeo, sì, però Sì. sono pochi perché in generale gli europei approdano nel sud del Messico, approdano in Yucatan, quindi Cancun, Playa del Carmen, quella zona lì, e poi si spostano proprio là alto, mentre qui arrivano soprattutto americani, quindi United States e canadesi. È interessante perché chi fa parte di questo gruppo ha delle storie da raccontare incredibili. Io conosco gente ormai che frequento regolarmente che letteralmente ha chiuso la porta di casa e sono partiti famiglie intere, quindi magari anche con la nonna, no? Sì. E sono partiti l'ultimo giorno disponibile per uscire dal Canada senza proof of la prova di essere Vaccinato. dopato, eccetera. Esatto. Vaccinato in E sono termini arrivati propri, qua. comunque. Sierato, Sì, diciamo, dai. esatto. Sono arrivati qua magari senza sapere niente, neanche spagnolo, niente, con quattro risparmi che sono riusciti a togliere, perché la maggior parte, tra l'altro, il Canada non ti fa portare via i soldi, eh. Il Canada ha chiuso anche i conti correnti della gente, quando c'era la Sì, la storia rivolta dei della camionisti, protesta dei certo, camion, sì, certo. con la pagina Give a Little, che era praticamente quella pagina online per fare fundraising, insomma, per tirare su soldi per aiutare Camionisti. i camionisti, eccetera. Ma io, gente qui che è arrivata e si è trovata l'account bloccato perché gli ha dato tipo 10 dollari, capisci? Sì. Il governo canadese si è impossessato del Give a Little della pagina e Sì. hanno praticamente si sono fatti dare i dati di chi ha dato offerta ai camionisti e gli hanno chiuso tutti gli account della banca. Sì. Cioè, tu puoi immaginare gente che magari se n'è andata via e si è trovata il giorno dopo il conto corrente chiuso. Cioè, stiamo parlando di queste cose qua. Sì. Sì. E comunque c'è tutta gente che chiaramente la pensa un po' come noi a riguardo, gente che si informa tanto. E ci sono in mezzo professionisti medici, Sì. professionisti dell'informazione, quindi giornalisti, ci sono professionisti in tutti i campi che
possibili, immaginabili, e tutta gente che ha detto: ma siamo pazzi proprio. E ora sono qua che vivono in maniera diversa. E chiaramente gli manca il loro paese, perché soprattutto i canadesi sono molto attaccati alla loro terra. Però si sono anche resi conto che probabilmente non ci torneranno più, almeno finché questa storia sta in piedi. Senti, a proposito, da questo punto di vista, le restrizioni in Messico come ti trovi? Cioè, ci sono obblighi, lockdown? Com'è la situazione? Sai, io ho selezionato qualche notizia, poi te la faccio vedere e voglio che tu ce la commenti. Come si vive in Messico? In Messico alla fine non hanno mai messo l'obbligo vaccinale. In Messico è sempre stata una cosa volontaria. Chi si voleva far vaccinare si faceva vaccinare, chi non voleva farsi vaccinare va bene uguale, insomma è una scelta delle persone. E per questo il presidente Lopez, che tutti chiamano AMLO, è stato criticato tantissimo, soprattutto dai soliti circoli internazionali, e lui ha Sì. sempre detto: io alla mia gente non posso imporre nulla. C'è il problema, chiaramente anche qua i mainstream bombardavano parecchio, e nelle città più grandi, Sì. quindi Città del Città del Messico, Messico, ricordiamo che fa Guadalajara, forse 30 milioni, forse di più di abitanti, è la megalopoli più grande al mondo. il numero esatto è 22 milioni e 20, 85 ok, mila. 22 Me lo milioni. sono segnato perché sapevo Sì. che lo chiedevo. Dai, lo guardiamo su internet, tanto ce l'abbiamo, dai, va benissimo. E in queste città, chiaramente, come si dice, la quantità di persone che ha accettato questa cosa è più alta perché si sono fatte un po' fare il lavaggio del cervello, no? Nelle realtà più piccole, l'80% della popolazione magari ne ha fatta 0 o 1, però cioè quasi qualcuno li abbiamo conosciuti, gente che anche è stata male, con effetti da ospedale, eccetera. Però è sempre stato a livello volontario. Una Sì. cosa che hanno stressato un po' di più era questo obbligo di queste mascherine nei locali, queste menate qua, no? Sì. Allora, guarda, in riferimento a questa cosa mi hai mandato una clip assolutamente interessante. Ce la guardiamo questa clip, perché poi ti faccio vedere qualche altra cosa. Vediamo se la riesco a trovare. Sì, eccola qua. Aspetta che la carichiamo. Ce la guardiamo magari un paio di volte, eccola qua. Se riesco. Sì, vabbè, va. Ok. Allora, stiamo vedendo. Insomma, questa è Città del Messico, ce la guardiamo dall'inizio, eccola qua. E beh, sono tutti mascherati anche qua, no? Quindi una popolazione. Di. Sai qual è la cosa assurda? Che Sì. non c'è l'obbligo di mascherina all'aperto. Non esiste. E quindi sono tutte persone alla fine condizionate dal mainstream. Purtroppo. Ma un po' come si vedono dappertutto, Sì, cioè, sì. non, come Nuova Zelanda, in Inghilterra, in Italia, ovunque. Cioè, questo lavaggio del cervello globale purtroppo ha causato questo problema a livello psicologico. Senti, ma per quello che riguarda il posto di lavoro, cioè non esiste che tu vieni tolto da scuola o dalla polizia per non averti fa fa per non esserti fatto il vaccino? Ma no, Francia, in Messico la gente se non lavora non mangia, muore per strada. Qua non c'è tutto l'assistenzialismo che c'è nei paesi anglosassoni, per esempio. Sì. Sì. Per cui cioè, la gente non può permettersi di non andare a lavorare. E è Sì. chiaro che non hanno messo gli obblighi per questo motivo. Beh, ci sono forse nelle forze dell'ordine, o i militari, però gli ospedali, all'ospedale forse hanno un po' più di obblighi, però il resto degli zero. Zero. Senti, per non dimenticare, io ti faccio vedere una cosa, volevo capire da te poi quanto questa, insomma, il tuo entrare in relazione con i messicani, quanto questa cosa ti risulta vera e capire eventualmente se c'è un'attinenza con quello che racconta il mainstream. Sono andato a riprendermi volutamente un vecchio articolo perché mi ricordavo
che arrivavano notizie dall'America Latina in generale, soprattutto Brasile e Messico, e anche, devo dire, dall'Ecuador, mi pare, erano assolutamente catastrofiche, cioè dove i morti, era come se arrivati in uno di questi paesi trovavi morti dappertutto. Guarda che ho messo da parte. Allora, coronavirus, aspetta che lo ingrandiamo, eccola qua, il dramma messicano, troppi morti, i defunti restano in casa per giorni. Il paese è travolto dalla pandemia, il conto delle vittime è così elevato da aver mandato in crisi le agenzie di pompe funebri. Questo è del settembre 2020, quindi, e c'erano, insomma, questo è naturalmente il Corriere del Terrore. Ecco, guarda, Dimmi, dimmi, dimmi. ero ancora in Nuova Zelanda, Sì. però sempre in contatto con la mia canina qua, Sì. e già mi diceva che queste cose non esistono. Sì, gente è morta come negli altri paesi, però Sì. chiaramente cosa hanno fatto? Hanno costruito una bella storia sopra, cioè anche le Sì. stesse fosse in Brasile che facevano vedere, ma c'è cose ridicole. Sì. Sì, Cioè, mi come chiedo la che. storia delle bare qua da noi di Bergamo, che poi si è scoperto che erano le fotografie dei morti in mare a Lampedusa durante Sì. l'affondamento del. Sì, certo. Chiaro, ma qua più o meno è stata la stessa cosa. Se tu fai caso, gli unici due paesi che non sono allineati con la propaganda, Brasile e Messico, sono quelli che Sono viene stati mazzolati. detto. No, sono stati mazzolati dal mainstream. Certo, è quello che volevo dire. Non prova a chiedere a qualsiasi persona in Italia com'è il processo adesso per farsi fare un visto per andare in Messico o in Brasile. Ti dicono che c'è la criminalità, il terrorismo, c'è il Covid che ti bussa alla porta e ti ammazza. Adesso c'è la roba delle scimmie lì. Sì, la delle va bene. Sono Sì, però sempre. aspetta, aspetta. Nelle foreste messicane le scimmie ci sono. Te lo dirò appena vado giù in Yucatan, vedo Vediamo. qua dove stiamo noi, no, qua ci No. sono i puma e Sì, tutte queste cose certo. qua, coccodrilli nei fiumi, tutte Sì. queste cose, ragni che sono grandi quanto un 33 giri, Bello. però cioè no, scimmie qua non ne ho viste assolutamente. Sì. Allora ti faccio vedere un'altra notizia, dai, così ci dai un po' di riscontri. Mi piace questa cosa, per, insomma, poi questa è la funzione degli inviati sul posto, no? Voi siete i nostri occhi, le nostre orecchie nelle realtà fuori dai confini nazionali, e ci date un riscontro fattivo, concreto di quello che vedete e non di quello che, insomma, in qualche maniera ci raccontano dal TV ufficiali, nella stampa ufficiale. Guarda, ti faccio vedere un'altra notizia che ho selezionato. Questa è abbastanza interessante. Messico, un decreto elimina per 6 mesi i dazi su alcuni prodotti alimentari. In effetti, questa è una problematica relativa, insomma, alla crisi e alla guerra in Ucraina, che magari ci racconterai come anche si vede da quella prospettiva così distante dall'Europa, che è il Messico. E in effetti un po' di, insomma, lo potete vedere, insomma, ci sono un po' di alimenti che sono considerati beni prioritari, principali: l'olio di mais, il riso, il tonno, la carne, il maiale, la carne di pollame, la carne rossa, il peperoncino. È vero che la cucina messicana è piccante? È una leggenda. Ma no, dipende Allora, vieni in Calabria sempre. che ti faccio mangiare io la cucina piccante. Allora, Chiaro. latte, limone, mele, arance, insomma, tutti i beni di prima necessità. Il governo messicano ha deciso di eliminare per 6 mesi i dazi per far fronte a quella che è l'iperinflazione, cioè i costi stanno crescendo, un po' come è successo anche qua da noi in Italia. A un certo punto la benzina era arrivata a 2,50 euro e si sono tolti i vecchi dazi dell'Abissinia, del terremoto in Friuli negli anni 50, insomma, cose veramente storiche. C'è un problema di approvvigionamenti, di crisi alimentare, insomma, i costi sono aumentati. Che cosa sta succedendo là alle vostre parti? Allora, partiamo a monte di questa notizia qua. Allora, premesso che il Messico, nonostante tutto, è produttore di cibo. Qua si produce quasi tutto. E poi è produttore di petrolio e il petrolio è nazionale.
Sì. manovra che è stata fatta Sì. dal governo è stata quella di ridurre la pressione fiscale sul prodotto petrolifero nazionale per ributtare quei soldi dentro l'economia e di conseguenza tenere l'inflazione bassa. Sì. Io, come metro di giudizio, ho l'abitudine di guardare il costo alla pompa di benzina e lo Sì. faccio sempre ovunque sto, perché ti dà un po' un gauge, un metro di misura Bravissimo, ottimo. prima di È il andare a termometro guardarti le perfetto questo qui. Esatto, guardare le chart, eccetera, no? E io da quando sono arrivato adesso, quando sono arrivato mi sembra che era primi di febbraio, il costo della benzina al litro si aggirava sui 20, 21, pe 21 pesos circa, 20, 21 pesos. Adesso è 22, quindi non è salita di tanto. Anche perché facendo così, tieni presente che qua il trasporto è tutto su ruota. Tu immagina Sì. un paese come il Messico, se gli aumentavano la benzina del doppio, cioè, la gente si rivoltava. Cioè, qua fanno la rivoluzione, non hanno problemi a fare la rivoluzione in quel paese qua, perché è Sì. gente che, altro che i patrioti del nord dell'America, questa gente qua ha conosciuto la fame, per cui certe cose non gli vanno giù, non gli vanno giù. Ed è gente squisita qua in Messico, tra parentesi, che adoro. Poi vabbè, partendo dal petrolio. Allora, il Messico si approvvigiona dagli Stati Uniti di diverse materie prime, di diversi prodotti, però solo per una quantità che arriva al 20%, capisci? Del Sì. Ai prodotto che serve alla popolazione. fabbisogni della nazione, certo. Esatto, quello è una cosa che veramente, che non so se vi hanno detto in Italia, gli Stati Uniti qualche mese fa hanno bloccato l'importazione dell'avocado messicano in America, dicendo che distrugge il mercato americano. Questa era una manovra politica legata a tutto il resto della faccenda di cui abbiamo parlato prima con il governo messicano. Oh, il giorno dopo, il prezzo dell'avocado, nonostante prodotto qua in Messico, è salito da 85 peso al chilo a 120 peso al chilo. Ma così è, overnight. E adesso gli Stati Uniti stanno menando il torrone con le patate e vogliono togliere le loro tasse, i loro dazi per far sì che il Messico compri le patate loro anziché quelle del Messico. Il Messico produce una quantità di patate incredibile, ma qua si produce tutto, la frutta, la verdura, qua c'è tutto. Chiaro che roba come il riso la importano dagli Stati Uniti, il grano la importano dagli Stati Uniti, e le imposte le hanno tolte solo ed esclusivamente, questa è una fonte, posso mandare l'articolo in spagnolo se vuoi, Sì. le hanno messe solo ed esclusivamente che hanno bisogno di tempo per trovare alternative ai prodotti che stanno importando dagli Stati Uniti. E Sì. questa è la ragione per cui hanno tolto i dazi. Però, voglio dire, stiamo parlando di quantità abbastanza piccole rispetto al fabbisogno nazionale. Il 20% non è una cifra esageratamente alta. Chiaro, la carne qua la fa da padrone, qua in Messico Sì. chiaramente sono dei mangiatori di carne e Sì. tanta carne. Soprattutto pollame è Sì. importato dagli Stati Uniti, così come la carne ovina, bovina, porcina, perché chiaramente là hanno la possibilità di avere allevamenti intensivi e chiaramente di abbattere i prezzi. E al Messico costa meno prendere dagli Stati Uniti, soprattutto perché qua comunque piove poco, quindi per avere gli animali devi avere da mangiare, devi Certo. avere tutto Sì, tutto quello che quello che serve serve per per la. sostenere decoro. Certo. Esatto. Per cui, guarda, Gli questa notizia allevamenti qua sono anche una di. delle maggiori, come dire, fonti di consumo d'acqua. Ma certo, ma non si sa da quando hanno cominciato a fare gli allevamenti intensivi, hanno Certo. spolpato i fiumi negli Stati Sì. Uniti, cioè, Sì. e non solo,
anche all'estero, però lì hanno, negli Stati Uniti sono veramente, è un paese molto grande, e tanto del paese è stato trasformato in allevamento. Allora Luca, dai, ci stiamo avviando rapidamente, questi sono format un po' più leggeri, però ho messo da parte ancora un paio di cose, te le volevo far vedere. Intanto volevo sapere in Messico come funziona la controinformazione e il giornalismo in generale, anche perché, guardi, ti faccio vedere un altro articolo. Insomma, già nel 2022 un significativo numero di giornalisti sono stati fatti fuori. E tra l'informazione mainstream e la controinformazione si riesce ad avere un quadro completo delle informazioni? Tu come fai per rimanere aggiornato? Vabbè, oltre internet. Praticamente internet è l'unica via possibile verso la, non la chiamerei come controinformazione, la chiamerei informazione alternativa, perché è un Sì. canale alternativo al mainstream, no? Sì. E quella fondamentalmente è l'opzione più importante. Poi ci sono anche realtà locali dove puoi avere accesso a informazioni che non necessariamente vengono trattate nel mainstream, perché la narrativa mainstream è globale, Sì. mentre le notizie delle cose che succedono nei vari stati Sì. le puoi trovare anche sui giornali che hanno magari un po' più di libertà di azione, tipo il giornale di qui, di Puerto Vallarta, è un giornale che fa informazione, perché comunque il direttore è una persona molto sveglia, è una persona onesta, che assolutamente organizza anche attività che vanno al di là del solamente pubblicare il giornale, cioè organizzano anche conferenze. Organizzano anche documentari video, ma all'aperto. Cioè, io ho partecipato a un paio di questi eventi ed è incredibile la forza sociale che ha a vedere gente seduta con delle sedie in un piazzale davanti a uno schermo che magari sta proiettando anche un documentario, che sia in spagnolo o in inglese, con i sottotitoli, e poi avere anche ospiti con cui poter parlare. La gente che passa per strada si ferma a Certo, guardare. è la E socializzazione, certo. ma io ho C'è visto bisogno gente più. togliersi le maschere dalla faccia dopo che stavano ascoltando documentari di scienziati messicani che dicevano appunto il contrario non serve. E li vedevi, arrivavano tutti mascherati tutto, poi dopo mezz'ora ti giravi, questi non erano più mascherati, capisci? Ed è la forza della comunicazione sta proprio lì, nel dare comunque una forza emozionale alle informazioni che tu dai, come fa il mainstream, chiaramente lo fa sulla paura, sullo stress, eccetera, però se tu lo fai, dai informazioni con onestà intellettuale, con amore, con quel sentimento che anche il tono delle parole, il tono della voce crea proprio nelle persone la voglia di esserci lì, di ascoltare, di far parte di questa informazione. E poi Sì, ognuno è un seme che gli metti nella testa, no? certo, giusto, ma sì, è Un quello che seme stiamo provando germoglia. a fare anche noi, mettere un seme nella Chiaro. testa. Senti, Chiaro. allora, l'ultima cosa prima di lasciarci momentaneamente, Luca, perché mi farebbe assolutamente piacere se noi a distanza di tempo, tu ormai il mio contatto ce l'hai, quindi quando ritieni che in Messico ci sia qualche notizia, qualche novità, insomma, un giudice che finalmente ha deciso di arrestare qualcuno responsabile di quello che è successo, insomma, qualche notizia di rilievo. Tu mi chiami, mi dici: Francesco, guarda, ci sono delle novità importanti. Sei il nostro inviato sul posto e in qualche maniera ci racconti quello che sta succedendo, così noi riusciamo a farci un'idea più chiara di come sta funzionando il mondo e non solo guardando attraverso lo spioncino, il buco della serratura del portone Italia. Insomma, è veramente uno sputo. Allora. Ultima domanda prima di lasciarci, non potevo non farla. Il Messico è la terra degli avvistamenti. Insomma, nel Messico sembra che per qualche strana ragione
tutti gli extraterrestri hanno deciso di farsi un viaggio da quella parte, da quelle parti, e andarle a visitare questa terra magnifica. E sembra anche che il Messico, appunto da questo punto di vista, non faccia difficoltà il mainstream a condividere, informare, insomma, c'è una grande apertura del popolo messicano verso questa realtà. Tu la percepisci questa cosa, la senti, la vedi, ci sono vulcani monitorati, insomma, c'è di tutto. Guarda, il Messico è una terra magica perché utilizzo questo termine per inglobare il discorso avvistamenti, però anche il discorso di spiritualità. Qui la si sente ancora. Qui gli sciamani che sono descritti dal mainstream come dei pazzi, stregoni, eccetera, non sono nient'altro che dei curatori, dei, come si dice? Guaritori. Dei guaritori, grazie. Dei guaritori che utilizzano le erbe tradizionali, la medicina tradizionale, attraverso riti che coinvolgono anche l'utilizzo della voce in certi toni, di mantra, se vogliamo chiamarli tali. Ed Sì. è ovunque. Cioè, la maggior parte dei messicani si cura con le erbe del posto, Sì. non va dai dottori o negli ospedali, a meno che non c'è un osso rotto o qualcosa, se no la terra offre tutto. E poi ci sono anche, c'è il discorso delle ley lines, non so Sì. se Certo, no, ma le linee linee, certo. energetiche. Qui davanti a Puerto Vallarta c'è un posto, sono tre isole. Sì. Guarda caso, anche lì sono messe tre isolotti, sono messi tipo triangolo, no? E c'è un vortex di Sì. energia lì e lo senti. E il buco che c'è lì in mezzo è molto profondo. Si dice sia un portale quello lì. Sì. Però non si può dimenticare che già subacquei divers del Discovery Channel si sono immersi e mai più sono tornati da lì. Sì. Tipo un E quindi triangolo delle c'è. Bermuda, scomparti letteralmente. Sì, no, ed è incredibile, no? Per cui ci sono tanti posti come lo stesso Hector Galicia, che Sì. non è distante, qua sono 3 ore di macchina da qua. Sì, Foco Tonal. Foco Tonal, che andrò sicuramente a visitare perché mi interessa tantissimo. Però ci sono tanti Foco Tonal qua in Messico. C'è tanta gente, ma sai quanti. Sì, il vulcano Guarda, Popocatetel che è sempre, insomma, in qualche maniera monitorato, dove si vedono entrare questi UFO, queste astronavi, c'è di tutto. C'è il gruppo storico dei Vigilantes che per anni, negli anni 80-90, hanno, come dire, fotografato, tra l'altro dando vita a questa categoria, nasce là in Messico, no? Gli ebani. Gli organismi, gli organismi aerei non identificati, questi insomma, è una realtà con un livello di attenzione altissimo verso tutta questa fenomenologia che possiamo dire tra l'ufologico, il mistico, il magico, eccetera, eccetera. assolutamente, assolutamente. Vivi in un posto ma magnifico. Sì, è un posto diverso dal mainstream, poniamolo in questi termini. Sì. Se ti apri alle conoscenze e impari tante cose che sono state praticamente sotterrate nei nostri paesi, nei paesi Sì, civilizzati. sì, sì, sì. Va bene. Allora, insomma, avevo messo ancora da parte qualcosa. C'è il primo caso di epatite acuta in Messico. Insomma, questo lo vedremo più avanti. Eventualmente la prossima volta che verrai, vediamo se ci sono degli sviluppi a riguardo. Luca, che dirti? Io sono strafelice di questa tua testimonianza. Tra l'altro, insomma, sei garbatissimo, gentilissimo, ci hai dato un sacco di informazioni di cui avevamo solo avuto sentore, soprattutto anche per quello che riguarda la realtà nella Nuova Zelanda. Abbiamo fatto veramente un viaggio fra i mondi in questo con te, con la tua partecipazione al format. Conto di rivederti, te l'ho detto, i contatti ci sono, quindi chiamiamoci, sentiamoci, manteniamoci aggiornati anche con messaggini, così più avanti magari facciamo qualche aggiornamento e ci racconterai evoluzioni dal Messico, della Ma situazione in volentieri. generale.
Va bene. Sì, volentieri, non c'è problema, Francesco. Ringrazio te, soprattutto per il lavoro che stai facendo con tutti i tuoi colleghi che seguiamo sempre, e gli ospiti che porti, e soprattutto la gente che viene sul canale per cercare informazioni veritiere o comunque viste da chi è sul luogo, no? E possono Certo. essere verificate. Certo. Poi, Niente, va no, bene. volevo solo ringraziare. Grazie a te per l'attenzione che ci hai dedicato. Io ringrazio tutti gli amici da casa. Prima di salutarci, volevo farvi vedere una cosa. Insomma, comincerà a minuti un incontro interessantissimo. Io mi collegherò sicuramente per essere presente alla Bottega della Musica dell'amica Eliana Richighi, dove questa sera c'è ospite Massimo Ciro. Insomma, la musica, naturalmente, Eliana affronterà l'argomento dandogli il taglio che lei ben conosce, appunto un taglio musicale, però insomma le ricadute che la musica può avere sulla materia, e forse persone come Massimo Ciro più di tutti ci potranno dare utili indicazioni a tal riguardo. Noi ci vediamo domani sera con una nuova live. Questa sera quindi non ci sono live alle 20. Sono libero, finalmente posso fare qualche altra cosa. Ci ritroviamo domani sera in compagnia però di Mirella Restuccia e Claudio Lalla con la presentazione del suo prossimo libro, La scelta e il destino, sempre alle 21, sempre sul canale Le Ali del Bruco. A questo punto ci siamo detti veramente tutto. Grazie di cuore, Luca. Noi ci vediamo la prossima volta e come al solito siate guerrieri e restate guardinghi sempre. Ciao e una buona serata. Grazie.